Da lunedì i tecnici della città metropolitana di Napoli saranno al lavoro per l'immediata riapertura di via Vesuvio, la strada di accesso al cono del vulcano. Ad annunciarlo il consigliere metropolitano Michele Maddaloni, delegato del sindaco metropolitano Luigi De Magistris al Parco Nazionale del Vesuvio, che ha effettuato questa mattina, accompagnato dal presidente dell'ente parco Agostino Casillo e dai tecnici del servizio di sorveglianza stradale della città metropolitana dell'Armena, un sopralluogo nei luoghi devastati dagli incendi degli scorsi giorni per analizzare la situazione e predisporre gli interventi di recupero immediato della viabilità, con l'ausilio dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile che insieme ai forestali, dei carabinieri e a quelli della città metropolitana sono impegnati senza sosta per domare quello che si può definire il più vasto incendio sviluppatosi sul Vesuvio nella storia recente. Si è deciso che dal prossimo lunedì 17 luglio le maestranze della città metropolitana potranno iniziare i lavori di messa in sicurezza. Allo stato la strada provinciale 140, che si sviluppa per 8 km all'interno del territorio del comune di Ercolano, comunemente detta via Vesuvio perché è l'unica via d'accesso al piazzale di quota 1000, da cui si raggiunge a piedi il cono, è interrotta all'altezza della rotonda in cui si interseca con via San Vito, impedendo di fatto l'accesso al cratere ai cittadini ma soprattutto ai turisti. La durata prevista per l'ultimazione dei lavori è di circa 15 giorni. La città metropolitana interverrà subito perché dobbiamo fare in modo che il Vesuvio, come dire, riparta subito, riacquisti quello che è il suo ruolo all'interno anche dell'economia turistica della città di Napoli e della provincia, e dobbiamo partire con la messa in sicurezza della strada. Sarà un compito abbastanza difficile, però sono sicuro che le nostre squadre, sia di addetti al parco delle guardie forestali, cioè il servizio forestale che abbiamo, e sia la società in house che abbiamo, l'Armena, sono all'altezza del compito e faremo bene, e credo che sarà una bellissima operazione questa. La città metropolitana è stata presente fin dalle prime ore qui con il sindaco, oltre alle nostre maestranze che hanno dato un apporto fondamentale, possiamo dire, ma anche vicino alla protezione civile, ai vigili del fuoco e a tutte le forze che hanno contribuito a far sì che questa catastrofe, va bene, venisse fermata. Ora la situazione è sotto controllo per quanto riguarda Ercolano, per quanto riguarda San Sebastiano e anche Torre del Greco. Abbiamo ancora dei focolai a Somma Vesuviana e Ottaviano. Le autorità che sono preposte allo spegnimento ci hanno comunicato che la situazione sta avvolgendo verso il miglioramento. Ci sono ancora dei punti, dei focolai che però i mezzi aerei stanno aggredendo, quindi noi siamo fiduciosi nel fatto che nelle prossime ore si riesca a risolvere la situazione. Ovviamente è importante che si parta subito anche con la bonifica da terra, perché il terreno bruciato sotto ci potrebbe essere, come dire, ancora una brace che potrebbe innescare degli altri incendi. Quindi questa sono le due operazioni immediate che bisogna fare.